Ciao, sono Fastec. Vorrei presentarvi la linea dei prodotti Ethernet di Fastec. Prima di ciò, vorrei introdurre brevemente tutte le versioni di prodotti Ethernet Fastec. Ecco la serie chiamata Etsy Servo. Etsy Servo è una linea di prodotti per sistemi passo passo ad anello chiuso. E c'è una serie chiamata Etsy Step. Etsy Step è una linea di prodotti per sistemi a micropasso ad anello aperto. E c'è una serie chiamata Etsy Motion Link. Etsy Motion Link è un controller di movimento a un asse per servoazionamenti acquistare. Infine, la serie Etsy IO è un modulo IO digitale. Quindi, la linea di prodotti Fastec Ethernet ha la serie Etsy Servo del sistema passo passo ad anello chiuso, la serie Etsy STP del sistema micro passo passo ad anello aperto, la serie Etsy Motion Link del controller di movimento ha un asse per servoazionamento acquistare e la serie Etsy IO, che sono dei moduli IO digitali. Diamo un'occhiata a ciascuna linea di prodotti primo, la serie Etsy Servo. La serie Etsy Servo ha tre prodotti, tra cui Etsy Servo 2 Plus E. È un sistema standard passo passo ad anello chiuso. Etsy Servo 2 Plus E Mini è la versione con driver miniaturizzato e Etsy Servo 2 Plus E All. Sistema a linone che combina un motore, un encoder ad alta risoluzione, un azionamento, un controller di movimento e una rete Ethernet. A seguire la serie Etsy Step. La serie Etsy Step ha due linee di prodotti che sono Etsy Step 2 Plus E. È un sistema micro stepping standard ad anello aperto e Etsy Step 2 Plus E Mini. È la versione con driver miniaturizzato. Inoltre abbiamo la linea di prodotti Etsy Motion Link. La serie Etsy Motion Link dispone di un prodotto chiamato Etsy Motion Link Plus E, un controller di movimento a un asse che può essere collegato direttamente a vari drive servo acquistare come Yaskawa e Mitsubishi. Infine, la linea Etsy IO. La serie Etsy IO dispone di prodotto chiamato Etsy IO Plus e che è un modulo IO digitale. Quindi, Fastec ha un totale di 7 linee di prodotti Ethernet. Poiché esistono vari tipi di prodotti, siamo in grado di fornire una soluzione totale che consente di controllare motore passo passo, servo acquistare e modulo IO tramite la porta Ethernet standard di un PC senza un controller di movimento separato. Questo è il significato delle soluzioni totali. Fino ad ora ho introdotto brevemente il significato della soluzione totale e dei prodotti Ethernet di Fastec. Quindi, vorrei spiegare i prodotti Ethernet di Fastec con l'esempio della situazione del mercato coreano. Quando un cliente configura la macchina, PC o PLC viene utilizzato in vari modi come master principale. Nel mercato coreano, questo master principale è solitamente un PC industriale. Quasi il 7080% di loro compone la propria macchina basata su PC. Il motivo principale è che l'ambiente di sviluppo del software è flessibile durante il controllo della macchina. Cioè, l'accessibilità è buona. Più in dettaglio, poiché i clienti possono configurare facilmente i programmi macchina in un ambiente di programmazione basato su Windows collegandosi direttamente a un PC basato su Windows. La maggior parte dei clienti nel mercato coreano preferisce e utilizza molto i prodotti Ethernet di Fastec. Inoltre, l'ambiente di sviluppo software più diffuso al mondo è il PC e possono essere comunemente utilizzati C++, C, C# basati su Windows, Visual Basic, LabVIEW, eccetera. Ha quindi una buona versatilità. Pertanto, i prodotti Fastec Ethernet forniscono API per questi linguaggi di programmazione, rendendoli ideali per vari ambienti di sviluppo software dei clienti. In questo modo, durante la configurazione della macchina, i prodotti Ethernet di Fastec vengono utilizzati come soluzione adeguata nel mercato coreano in cui l'accessibilità e la versatilità. Ora, usando una macchina reale come esempio, vorrei introdurre il concetto di sviluppo del prodotto Ethernet. Questa macchina allinea l'obiettivo e il sensore del modulo fotocamera utilizzato nello smartphone. Come puoi vedere nella foto a sinistra, il cliente ha applicato 10 assi di Etsy Servo 2 Plus e che è un sistema passo passo standard ad anello chiuso e 5 assi brushless servo acquistare. Quando si imposta la macchina, è possibile che la macchina richieda contemporaneamente un servo motore acquistare, un motore passo passo e un modulo IO. Nel caso di questo Etsy Servo a 10 assi, il cliente può collegarsi direttamente a un PC tramite la porta Ethernet e controllarlo utilizzando l'API.
basata su Windows fornita da Fastec. Tuttavia, è necessaria una scheda di movimento separata per controllare il servo acquistare a 5 assi. Il cliente deve configurare due diversi ambienti di sviluppo software per controllare Etsy Servo e acquistare Servo. Questo è ingombrante dal punto di vista del cliente e i costi sono aumentati da una scheda di movimento separata per controllare il servo acquistare a 5 assi. Inoltre, sono necessari molti cavi lunghi e spessi collegati dal servo acquistare alla scheda di movimento e complicano il cablaggio. Nel prossimo capitolo spiegherò i dettagli con diagrammi. Come precedentemente spiegato brevemente, convenzionalmente, era necessaria una scheda di movimento separata per controllare i 5 assi del servo acquistare e il cablaggio. Era complicato perché molti cavi lunghi dovevano essere collegati alla scheda di movimento attraverso il cavo di interfaccia del servo dell'unità servo acquistare. Questo inconveniente può essere risolto utilizzando il nostro prodotto, Etsy Motion Link Plus E. Etsy Motion Link Plus è un controller di movimento a un asse di tipo Ethernet che può essere utilizzato collegandolo al connettore di interfaccia del servoazionamento acquistare. Come puoi vedere, ad esempio, c'è un servoazionamento Panasonic acquistare. Motion Link può essere collegato direttamente al connettore dell'interfaccia servo di questo servoazionamento. Acquistare Panasonic. Il connettore dell'interfaccia servo del servoazionamento Panasonic acquistare è un connettore 3M50. Pine anche la maggior parte dei principali servoazionamenti acquistare utilizza questo connettore 3M50 pin. Poiché Motion Link di Fastec utilizza anche questo connettore 3M50 pin. È compatibile con la maggior parte dei principali servoazionamenti acquistare. Tuttavia, la mappatura dei pin può essere diversa per ciascun servoazionamento acquistare. Ad esempio, se il segnale servo on di Yaskawa acquistare servo è NO5, Mitsubishi viene assegnato a NO7, ma la funzione dell'interfaccia è la stessa. Con questo, puoi rimuovere i molti cavi che partono dal servo acquistare per andare scheda di movimento. Utilizzando Etsy Motion Link, un controller di movimento a un asse, il cliente può utilizzare un servo acquistare a 5 assi con solo un cavo di comunicazione Ethernet senza una scheda di movimento separata. Puoi controllarli con l'API fornita da Fastec. Inoltre, ho detto che erano necessari due diversi ambienti software per controllare 10 assi di Etsy Servo e 5 assi di servo acquistare. Tuttavia, se il cliente utilizza Etsy Motion Link, il servo acquistare a 5 assi può essere utilizzato nella stessa rete Ethernet e nell'ambiente software, utilizzando l'API di Etsy Servo. In altre parole, con un programma possono essere azionati un totale di 15 assi. Ti mostrerò un esempio pratico di applicazione. Questo esempio ha applicato il concetto di soluzione totale secondo cui il motore passo passo, il servomotore acquistare e il modulo IO digitale possono essere controllati con una porta Ethernet, senza controller di movimento separato. Etsy Servo 2 Plus e di Fastec, che è un motore passo passo. Etsy IO Plus e che è un modulo IO digitale e servo acquistare sono applicati a questa macchina. Come puoi vedere, Etsy Motion Link, che è un controller di movimento a un asse per servo azionamenti acquistare, è direttamente collegato a un totale di 8 assi di servo acquistare. Etsy Motion Link sono collegati in Daisy Chain tramite porte Ethernet e sono inoltre collegati con Etsy Servo 2 Plus e Etsy IO Plus e di Fastec in Daisy Chain ed utilizzano la comunicazione Ethernet. Con un semplice cablaggio. Acquistare Servo ed Etsy Servo possono essere pilotati da una rete Ethernet allo stesso tempo. A questa macchina è collegato anche il modulo IO. Nel caso di una macchina piccola come questa, se usi Etsy Motion Link, puoi controllare Servo acquistare, motore passo passo, modulo IO con l'API di Fastec. Non hai bisogno di una scheda di movimento separata per il servo acquistare. Basta controllare con una rete Ethernet. Pertanto, è possibile risparmiare sui costi rimuovendo la scheda di movimento non necessaria e riducendo il cablaggio. Per riassumere il concetto di prodotto è il seguente. Poiché Fastec fornisce fondamentalmente API basate su Windows per prodotti Ethernet, i clienti possono selezionare linguaggi di sviluppo come C++, C, C Sharp, Visual Basic, LabVIEW, eccetera per la programmazione.
Oltre all'API, viene fornito anche il software GUI che può essere scaricato gratuitamente dalla pagina web Fastec. Come accennato in precedenza, Fastec fornisce il software GUI Etsy Motion Plus e API per Windows gratuitamente. Innanzitutto, il software della GUI può essere scaricato gratuitamente dal sito web. Se si accede al seguente indirizzo e si posiziona il puntatore del mouse sulla scheda download della home page, compare la voce denominata Download rapido. Fare clic sull'elemento per visualizzare l'elenco dei prodotti. È possibile scaricare il software della GUI facendo clic sul pulsante del programma del prodotto Etsy Servo 2 Plus e, tra i prodotti, nell'elenco. È inoltre possibile scaricare lo stesso software facendo clic sul pulsante del programma per altri prodotti Ethernet. E nel percorso in cui è installato Etsy Motion Plus e la GUI Ethernet di Fastec, puoi controllare i file di esempio C#, C++ e LabVIEW nella cartella Example, e puoi controllare l'API nella cartella Include. Per riferimento, l'API a 32 bit di C# si trova nella cartella Include. L'API a 64 bit di C# si trova nella cartella Includex64. E l'API a 32 bit di C++ è nella cartella Includex86CPP e l'API a 64 bit di C++ è nella cartella IncludeX64CPP. In sintesi, nel caso di una singola applicazione, in particolare di un piccolo dispositivo, i prodotti Ethernet di Fastec hanno un controller di movimento integrato, quindi una scheda di movimento non è necessaria come descritto in precedenza. Utilizzando una rete Ethernet standard, è possibile configurare e controllare l'intera macchina tramite un'unica rete Ethernet, inclusi motori passo passo, servomotori e moduli IO digitali. Questo è il significato della soluzione totale a cui miriamo. Con il video dimostrativo ti mostrerò che il motore passo passo e il servo acquistare. Il modulo IO sono controllati da una rete Ethernet come nell'esempio di applicazione precedente. Ci sono 28 assi di prodotti Ethernet Fastec, 28 sistemi passo passo ad anello chiuso con standard Ethernet e 4 assi del servo acquistare. 32 assi totali tra motori passo passo. Servo acquistare e modulo IO sono stati controllati da una rete Ethernet. I prodotti utilizzati in questa dimostrazione sono i seguenti. Applicando Etsy Motion Link a servo acquistare come Mitsubishi, Panasonic, Yaskawa e Sanyo. Sono stati controllati contemporaneamente un totale di 32 assi, tra cui Etsy Servo 2 Plus e Servo Acquistare. Come puoi vedere, Acquistare Servo ed Etsy Servo sono controllati da una rete e un programma. Non è necessaria una scheda di movimento separata e può essere utilizzata semplicemente con un PC. Fino ad ora, ho introdotto la soluzione totale Ethernet di Fastec. Sul sito web Fastec www.fastec-motions.com è possibile scaricare materiali relativi ai prodotti come cataloghi, manuali, disegni e guardare video dimostrativi e webinar. Inoltre, se cerchi Fastec su YouTube, puoi vedere più di 100 video dimostrativi e webinar. Grazie per l'attenzione.